Quando il presidente Mario Negro ricordava, forse con un paradosso, che il proibizionismo poi può portare alla deriva quando si parte dal gioco, a immaginare un futuro in cui sia proibito lo zucchero, il colesterolo, il vino e qualsiasi altra cosa che piaccia e quindi inevitabilmente faccia male, perché questo binomio è un dato esistenziale e questo è. In realtà evocava un paradosso fino a un certo punto, perché in realtà questa legge qui regionale figlia di una cultura che affonda le radici anche in altri luoghi e che in altri luoghi è addirittura andata oltre. Io non so quanti per esempio sanno che a Torino il regolamento comunale dei contratti e delle sponsorizzazioni prevede tutta una serie di divieti di oggetto sulle sponsorizzazioni pubbliche comunali, che è partita a inserire nel testo originario il gioco, anzi la pornografia, le armi e il gioco, e quindi col gioco parificato a pornografia e armi, è arrivato poi a estenderlo al, se non ricordo male, sia al fumo, e si è arrivati poi a messaggi religiosi e filosofici. Quindi questo è il quadro del comune di Torino, e si arriva poi al paradosso per cui quando uno inserisce delle regole che sono del tutto avulse dalla realtà, cioè che non sono di per sé rispettabili perché fotografa una realtà che non è quella oggettiva, è lo stesso ente che le promuove e le promulga a non rispettarle, perché dopo la vigenza, dopo l'approvazione di questo regolamento, è venuto fuori che il comune ha sostanzialmente finanziato il restauro della statua del principe Eugenio sulla facciata del comune di Torino con i soldi della Martini Rossi, ha costruito le residenze per i senza fissa dimora con i soldi della Philip Morris e sostanzialmente paga i mezzi pubblici con le sponsorizzazioni della Lottomatica. Quindi col paradosso per cui poi queste ipocrisie inevitabilmente vengono a galla. Qual è però il problema? Il problema, e qui lo dico, datemi quantomeno l'onore delle armi di essere l'unico esponente dell'ente regionale a essere venuti qua, per cui c'è una tale ormai abitualità degli ultimi tempi a legiferare con la mannaia su temi di questo tipo che hanno delle ripercussioni amministrative, economiche, quindi inevitabilmente sociali pesantissime, con un atteggiamento economico, con un atteggiamento ideologico, che ha sostanzialmente disabituato i vari enti politici alla responsabilizzazione delle proprie decisioni. E questo lo dico proprio senza facile demagogia sulle dinamiche di approvazione delle leggi. Cioè, una legge regionale, ma in Parlamento è la stessa cosa, qui dovrebbe essere più facile per una vicinanza territoriale, prevede dei passaggi nelle commissioni competenti per argomento, ce ne sono 5 e tendenzialmente divise per ambito, in cui deve essere approfondito con gli uffici degli assessorati il testo normativo prima di approdare in aula. Il paradosso è avere una fotografia così dettagliata delle ripercussioni dopo l'approvazione di un testo normativo e non prima. È qua che casca assolutamente quella che è la responsabilità di un ente che ha la responsabilità appunto di legiferare. E questo io lo ricollego, l'ho sentito in uno degli interventi che mi ha preceduto, ormai all'assoluta prassi, non solo in questo tema ma in tutte, a non ascoltare gli organismi rappresentativi. Per cui poi è facile abbandonarsi un po' all'estro ideologico quando non c'è un operatore che ha un interesse sì egoistico ma del tutto legittimo, perché alla fine la società è composta di interessi egoistici di diverse componenti della società stessa. Eppure in molti ambiti questo passaggio ormai non c'è più. E questo purtroppo è un caso in cui si è verificato. E guardate, lo prova il fatto che, a differenza della Liguria, se non ho guardato male quel caso, il caso piemontese, mentre in Liguria, sbagliando, però si era andata a disciplinare tutto l'ambito del gioco, qui invece si è scelto solo la slot. Ma perché? Perché la slot ovviamente è diventato un mostro, è diventato un totem, è diventato il nemico. Ma perché? Perché evidentemente non si è scelta la volontà di andare a risolvere un problema. Guardate, io voglio dire, senza diciamo finti buonismi nei confronti di chi mi sta ascoltando, è un problema, cioè la ludopatia è un problema oggettivo ed è un problema che sta aumentando con i problemi sociali. Poi permettetemi una chiosa, bisognerebbe andare a chiedere a chi demonizza se il giocatore compulsivo passa la giornata davanti alle macchinette. Perché, intendiamoci, se il giocatore compulsivo è disoccupato perché passa il tempo davanti alle macchinette, o se passa il tempo davanti alle macchinette perché è disoccupato e non c'è lavoro e c'è un'economia stagnante che purtroppo crea disagio sociale, perché poi è troppo facile andare a individuare semplicemente degli aspetti collaterali del disagio sociale, quando le radici invece sono ben altre e chiamano in causa delle responsabilità maggiori.
Ma rimanendo sul tema, qua si è andato a legiferare solo il tema delle slot, peraltro io penso anche andando a incappare in un vizio di illegittimità costituzionale, lo dico al legale, perché? Perché qui se si fosse andato a legiferare su tutto il comparto del gioco, poteva essere una scelta sbagliata, miope, perché si andava a rendere una normativa macchia di leopardo in Italia, però forse legittima. Andando a legiferare e limitare solo un tipo di gioco lecito, si va a legiferare sulla concorrenza, e la concorrenza è una competenza esclusiva dello Stato. E guardate, io questo ve lo voglio dire, ve lo dico per esperienza diretta, perché una legge che io ho scritto ed è stata approvata sul tema, per capirci, del trasporto privato, quello della sharing economy di Uber, tanto per capirci, è stata approvata in Regione Piemonte, poneva degli obblighi di adeguamento in termini di licenze, e la Corte Costituzionale l'ha abrogata perché diceva che era concorrenza. Mi verrebbe da pensare che, per quanto vi dipingano come una lobby potente, oscura e tentacolare, forse evidentemente Uber è riuscito a far pesare le proprie ragioni sulla Corte Costituzionale, mentre invece, guarda caso, su questa legge non c'è stata un'eccezione di questo tipo. Però la butto lì perché magari un domani potrebbe essere sollevata. Io però voglio arrivare davvero un po' alle possibili soluzioni. A me sono piaciuti un paio di passaggi in particolare del dibattito di oggi. Il fatto di fare chiarezza sull'inefficacia in termini di riduzione del problema della ludopatia, perché un pubblico amministratore, io sono dell'idea che debba avere davvero a cuore la lotta a questa piaga e debba anche assumere magari scelte impopolari se è necessario per combattere questa piaga, però se queste scelte sono efficaci, perché se esistono dei dati scientifici che dimostrano l'inefficacia, come voi mi pare abbiate raccolto, laddove questa legge è già stata approvata in passato ed è già entrata in vigore, allora evidentemente la stessa responsabilità di un amministratore che abbia a cuore la lotta alla ludopatia e non solo gli interessi di una certa categoria imprenditoriale di questo settore, ha il dovere di sospendere una legge di questo tipo. E lo deve fare per un rispetto nei confronti proprio della collettività che punta a tutelare, almeno ipoteticamente, con le stesse leggi. Io guardate, ho visto come è andata in Liguria, sull'emergenzialità dell'entrata in vigore è stato apportato un emendamento, peraltro lo dico, a un testo di legge che non c'entrava su questo oggetto, era un testo di legge urbanistico, perché le tecniche di legislazione consentono questo, ogni volta che il Parlamento regionale vota può votare cambiamenti anche altre leggi. Io quello che vi posso dire è che noi a breve avremo una sessione di consiglio molto lunga, che è quella del bilancio, e il bilancio per natura va a toccare tutte le leggi del corpo legislativo regionale. Io l'impegno che mi sono assunto per portarlo qua oggi è quello di, in realtà l'ho fatto prima di venire perché lo ritenevo doveroso, formalizzare la richiesta di un'audizione anzitutto, perché quello è il passaggio che è mancato evidentemente di ASTRO con la commissione competente in regione, che è quella lavoro, commercio e industria, la terza, presieduta dal Presidente Gallo, in modo che questi dati, visto che la montagna non è venuta, insomma Maometto non è venuto alla montagna, perché qua sono l'unico consigliere regionale presente, sia la Regione ad avere l'obbligo di ascoltare questi dati e queste indicazioni nella sede istituzionale che è Palazzo Lascaris. Dall'altra parte, l'altra possibilità che oggi è il mio interesse discutere con voi oggi è l'opportunità in sede di bilancio di presentare un emendamento che vada a creare la stessa sospensione che è stata effettuata in Liguria. E guardate, voglio sottolineare sospensione perché poi diventa un po' facile dire, certo uno prima va in un ambito antiludopatico e allora dice una cosa, poi va in un ambito professionale nel gioco e quindi dice un'altra. Perché sospensione? Perché l'errore qui non è stato affrontare il problema della ludopatia, è stato affrontarlo male, è stato affrontarlo in modo ideologico, è stato affrontarlo agitando un capro espiatorio. La sospensione serve proprio a voi della categoria, a mio modo di vedere, per andare nella sede istituzionale che legifera e, dati alla mano, dimostrare che quelle soluzioni non sono efficaci, ma, e concordo con il vicepresidente Verona che ha fatto un passaggio su questo che mi ha convinto, presentare delle proposte alternative. Io sono dell'idea che il messaggio che deve arrivare chiaro in regione è che la ludopatia è un male, va combattuto, ma va combattuto insieme al comparto e non scatenando una guerra contro il comparto. Io credo che se riusciremo a sospendere l'efficacia di una norma che è stata evidentemente frettolosa, non seria e non approfondita, si creerà lo spazio per
offrire a voi la possibilità di portare le vostre argomentazioni, è un dovere dell'ente ascoltarle, a me l'impegno di sturare queste orecchie, a voi la possibilità ma anche il dovere di portare argomentazioni che vadano ad affrontare insieme il problema.